Sì.
Grazie e buonasera a tutti voi che siete gentilmente intervenuti. Oggi sarò veramente brevissimo perché non voglio sottrarre spazio al nostro illustre relatore, dottor Sebastiano Sprages, proprio perché penso che sarà un incontro interessantissimo. Noi abbiamo spesso definito la storia del nostro territorio millenaria. Stasera ci accorgeremo, almeno si accorgeranno quelli che non lo sanno, quei pochi, perché penso che poi qui siate tutti un po' persone di cultura, ma quelli che non lo sanno constateranno che la storia del nostro territorio è plurimillenaria, addirittura 800.000 anni, e il dottor Sprages lo dimostrerà. Il dottor Sprages che, come ben sapete, è un profondo conoscitore del nostro territorio. Io veramente penso che stasera noi non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare tra virgolette gli intermezzi musicali, perché chiaramente chi viene qua viene a titolo gratuito ed è peraltro molto richiesto, ma credo che stasera in ogni caso penderemo dalle labbra di Sebastiano, citare delle cose interessantissime. Noi, dicevo, abbiamo spesso parlato di storia appunto millenaria. Oggi ci accorgeremo che non si ferma, diciamo così, al Neolitico. Io spesso quando parlo esalto la fase manomerica, il periodo pure bizantino, noi i nostri natali di questo territorio che hanno dato appunto avvio all'umanesimo, esalto un sacco di periodi, anche quello del Neolitico, periodo importantissimo, dove questo territorio era il cuore centro del mondo, era un territorio che commercializzava l'ossidiana, che, attenzione, dalle isole Eoliche al resto dell'Italia e della penisola, l'ossidiana era un elemento di pregio. Quindi dice, è come se, ora, se oggi si gli equivalenti di coloro i quali in qualche modo oggi come dire, commercializzano un po' i metalli, diciamo, gioielli, ma preziosi comunque. Quindi era un elemento distintivo. Oggi quindi parleremo addirittura fino al Neolitico. Io ora magari dirò solo due paroline, veramente non so troppo tempo, altro tempo. Volevo dire che in genere variamo il flusso comunicativo attraverso gli intermezzi musicali, ma sono sicuro che anche senza intermezzi musicali stavolta il nostro illustre relatore riuscirà a catturare sicuramente la vostra attenzione. Adesso cedo la parola al dottore Malaga per i saluti istituzionali da parte del Comune, e voglio fare una breve parentesi relativamente proprio al Comune che ci consente di utilizzare questa sala, di fare questi incontri e ce li patrocina tutti. Volevo anche porgere un saluto e un ringraziamento alla dottoressa Maria Luisa Olmio, che è il nostro assessore della cultura, che ultimamente non è stata presente fisicamente ma ci ha sostenuto sempre comunque moralmente, e credo, ci ho parlato ieri, credo che fin dal prossimo incontro riesca ad essere qui tra noi. La ringraziamo e penso che sia il caso di fare qui un saluto, un applauso. Adesso cedo la parola al dottore Malaga. Sì, buonasera a tutti, un benvenuto, un grazie sempre all'Associazione Arte Deli per l'organizzazione, in particolare a Franco e a tutti gli altri. Un saluto a Sebastiano Sprages, che io ho conosciuto tantissimi anni fa, non dico quanto. Avevamo dai 16 anni un giornalino, e io pensai allora, sentito di questo Sebastiano Sprages che faceva ricerche lungo le montagne, le colline, attorno a Bova, attorno a tutti i paesi dell'area precarica, insieme a Luigi Sciacca, e qui in fondo. E pensai bene di fare un'intervista a due pagine sulle ricerche che allora faceva e che poi ha continuato a fare Maria Egregia Sebastiano. Sono qui per ribadire il ruolo dell'amministrazione comunale nei confronti della cultura, quindi nei confronti del centro di documentazione, un ruolo di
per stare a fianco, per valorizzare, per mettere in evidenza sempre più questo ruolo trainante della cultura. Io ieri ero a Condofuri, che ho la delega in particolare ai fondi comunitari, per cui ero a Condofuri in un incontro organizzato dal GAL per l'uscita di alcuni bandi sul PSR, il piano di sviluppo rurale. Diciamo l'esaltazione, ieri c'è stata l'esaltazione del partenariato. Finalmente la comunità europea si è accorta che non si può prescindere dalle associazioni, non si può prescindere dai cittadini, dalle piccole imprese, e quindi ha imposto mediante regolamento l'utilizzo del partenariato, quindi della progettazione che deve partire in assoluto dal basso. Per cui ieri si è iniziato un percorso che finirà il 16 settembre, quindi il GAL, il gruppo d'azione locale, andrà a incontrare un po' tutti per possibilmente andare a progettare qualcosa di importante per tutta la zona. E dicevo, si parlava di partenariato e si parlava di cittadinanza attiva. E io termino, concludo, lascio a Sebastiano la parola, dicendo che il futuro non può prescindere da tre se. Se il cittadino è competente, se il cittadino partecipa, se il cittadino è responsabile. Da queste tre condizioni imprescindibili, secondo me dipenderà il futuro di tutta la nostra zona. Grazie. Certo, grazie. No, riprendo la parola per ricordarvi che c'è un workshop sotto, tra l'altro, come abbiamo detto, noi sia per quanto riguarda la nostra tematica, che è quella che è relativa appunto, che mette in salto soprattutto le nostre radici, la nostra storia, la nostra cultura, e anche lì di sotto seguono questa tematica. Quindi per chi volesse acquistare qualche libro lo può tranquillamente fare, che sotto c'è il workshop. Niente, adesso passo la parola alla nostra amica e socia Stefania, dottoressa Stefania Romeo, che ci viene a fare un saluto, ed è anche lei una delle tante risorse della nostra associazione, veramente di cui mi onoro di essere il presidente. È un'associazione che veramente contribuisce, credo, lo dico senza, forse con immodestia, perché anche io faccio parte di essa, ma evidentemente è consapevole la nostra associazione di quanto sia importante conoscere, tutelare e valorizzare anche a 360 gradi, perché quando si parla di valorizzazione certe volte si dice, ma che vuol dire? Valorizzare vuol dire anche in futuro, ma perché no, magari non in futuro prossimo, ma noi speriamo anche addirittura prossimo, valorizzare al meglio, cioè far sì addirittura che un bene culturale possa addirittura produrre ricchezza, sarebbe il massimo delle nostre aspirazioni. Ma anche se così non dovesse essere, noi continueremo sempre con la passione di sempre. Adesso passo la parola a Stefania, prego. Buonasera, vi ringrazio da parte mia e di tutti i soci dell'associazione Antonelli, e benvenuto, ringraziandovi per la presenza qui per questa sera. Vorrei ringraziare il nostro presidente dell'associazione, dottor Franco Bustano. Uno degli obiettivi della nostra associazione è quello di promuovere una serie di incontri al fine di valorizzare il centro studi, sede della nostra associazione. In ogni incontro non facciamo altro che scoprire qualche notizia in più sul nostro territorio, sempre di maggiore importanza, dando così la possibilità ad ognuno di noi di approfondire le proprie conoscenze. Ciò probabilmente sarà dovuto alla nostra curiosità, all'amore per la nostra cultura e a spingerci a far questo. Sperando di aver fatto cosa gradita, stasera si è ritenuto utile proporre un incontro dal titolo Dal Paleolitico ai giorni nostri. Introduca appunto il dottor Toscano e poi in questo percorso ci guiderà il professore Sebastiano Strandes, il quale ci regalerà sotto una luce storica la scoperta delle popolazioni insediatesi nel nostro territorio, fin dall'epoca più remota. Continuo a spendere qualche altra parola sul professore Sebastiano Strandes.
già lo conosce. Invece chi non lo conoscesse è sovrintendente onorario alla sovrintendenza archeologica della Galatia, ha collaborato con università straniere come Oxford e Cambridge, conducendo una serie di ricerche sul nostro territorio, occupandosi della datazione della presenza umana in Calabria. Numerosi sono i rinvenimenti scoperti da lui, partendo dal Paleolitico, passando al Neolitico, comprendendo una fase strutturale di tipo settinello, reperti dell'età del rame e del ferro. Prima di passare la parola al professore Stantes, ci tengo a precisare che coloro i quali vorranno fare delle domande al professore Stantes alla fine lo potranno fare, perché saremo pronti ad un ascolto e a una discussione. Ricordo che all'ingresso abbiamo il bookshop, è possibile riacquistare dei libri per chi fosse interessato. Grazie per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Allora, passo tra 20 secondi la parola a Sebastiano, il quale diceva che farà anche una parentesi interessante sulla presenza armena. Ricordate, qua siamo stati, io ti dico tante di quelle cose che sembrano ripetitive, ma forse è ripetita più volte. Quest'area è stata al centro del mondo, e che sia stata al centro del mondo testimonia anche la stessa presenza armena, una presenza importantissima, molto studiata dal nostro amico relatore di oggi. Quindi parlerà dalle radici più remote, più antiche, da 800.000 anni, pensate voi, e poi facendo questa parentesi estremamente importante relativa alla presenza armena. Quindi cedo volentieri il microfono e anche io penderò dalle labbra del nostro amico professore Sebastiano Stantes. Prego. Grazie agli organizzatori e grazie a tutti voi di essere intervenuti. Per noi è un onore e un piacere portare i risultati di una ricerca condotta in più di 30 anni, 35-36 anni. Voglio premettere che tutta questa ricerca l'ho condotta insieme all'amico Luigi Sacca, che è una persona molto modesta, che non, con difficoltà si espone. Però io questa serata la voglio dedicare a lui e soprattutto a una persona alla moglie del suo più caro amico, perché Luigi Sacca, se non fosse stato per queste persone oggi non sarebbe qua. Luigi Sacca è stato operato più di un anno e mezzo fa di un carcinoma, ne porta ancora delle terribili conseguenze. E quindi mi sembra doveroso ringraziare la signora Luisa Calisto, ringraziarla di vero cuore perché ci ha restituito un Luigi vivo, sano e speriamo prontamente guarito, ma perché possiamo riprendere di nuovo queste ricerche che abbiamo interrotto nel territorio di San Lorenzo fino a oltre Pendolo, dove contiamo di trovare ancora delle cose molto molto importanti. Quindi dico grazie a Luigi, a lui dedico, insieme a questa grandissima signora che ha dimostrato un amore immenso, un'amicizia straordinaria nei confronti di una persona che tra l'altro merita per la sua bontà, per la sua semplicità, perché Luigi era un piccolo grande uomo e spero che la storia lo ricorda, anche l'Accademia lo ricorda, ma vorrei che anche qui fosse ricordato, perché grazie a Gigi potrete vedere cosa abbiamo trovato. Grazie. Tutte le ricerche che noi abbiamo fatte non le abbiamo fatte da sole, ci siamo impegnati di farle con la superintendenza archeologica della Calabria, la quale anche se non ha potuto assisterci in quanto mancavano sia i fondi sia gli archeologi preistorici, ma praticamente ci ha protetti anche dalla Guardia di Finanza, perché quando andiamo in giro a cercare dei reperti, questo è lo Stato. Nessuno si può permettere di prendere un reperto e portarselo a casa, quindi noi ogni volta prendevamo il terreno, siamo sulla collina, Tizia e Caia, abbiamo trovato i seguenti materiali, domani, dopodomani, dopo averlo lavato, fotografato e studiato, però lo portiamo in superintendenza.
E qui noi abbiamo trovato una grandissima persona, la sovrintendente d'allora, la dottoressa Erna Lattanzi, che su un piano morale ci ha supportati grandemente. E quindi ecco un'altra persona che desidero ricordare con un grande affetto e ringraziarla anche per quello che ha fatto per noi. Ha collaborato per tutte le ricerche, Luigi Saccardi lo ha nominato, e per quanto riguarda la zona di Conte Furi, Ezio praticò e Stefano Ferrante, che ora hanno creato anche un gruppo archeologico e anche loro stanno facendo delle ricerche anche delle gite molto interessanti. Ecco, ringrazio questi due carissimi amici. Ora, cosa si trova ancora nei libri che non si sono aggiornati? Si sa che l'uomo ha avuto origine nell'Africa, poi guarda caso salta per i punti, come si dice, salta la Sicilia, tocca per la Sicilia, salta la Calabria, la Puglia, la Pescia e se ne va nel nord Europa. Ma non vi sembrava strano? Mi è sembrato molto strano questo. Dall'altra parte passa attraverso lo stretto di Gibilterra, va in Spagna, va in Francia e sale verso la Germania. La Calabria è sud. A mio parere strano. Anche perché, da cultore della geologia, sapevo che 1.000.000 anni fa il Mediterraneo quasi si era prosciugato per una serie di eventi climatici e quindi gli elefanti erano passati dall'Africa in un supposto ponte di tempo, cosiddetto, una lingua di terra che era emersa dal mare, perché il mare si era prosciugato, e gli elefanti sono passati nella Sicilia. Ed ecco che quando sono arrivati i primi greci, hanno trovato questi crani giganteschi con tre fori e beh, cosa hanno pensato? Al mito del gigante, Polifemo, poche parole, ma quelle erano teste di elefanti, ma loro non lo sapevano, di questi elefanti che poi è rimasto isolato e geneticamente si era analizzato. Però come facevano a spiegare questa grande testa con tre occhi? Ecco spiegato anche nella mitologia di un mito. Attraverso un trovamento preistorico, se vogliamo. Vedo quello che faccio. Noi ci siamo occupati, cioè noi abbiamo provato, perché ci volevamo, ancora volevamo andare alla presenza a livelli ancora più alti, però la sorte ci ha portato a recuperare la presenza anche un Leano, praticamente a 800-850.000 anni fa. Prima fase di Homo erectus, e da qui in poi a salire noi abbiamo trovato tutto, quindi possiamo fino ad ora asserire che la prima comunità umana in Calabria si è stanziata a Palizzi sul monte Cunì, in un ambiente simile, in un ambiente lacustre su un suolo molto antico che si era creato in un ambiente quasi del deserto del Sahara. Infatti il paleosuolo ha la caratteristica di essere un terreno che si è generato attraverso la disgregazione della limonite che creava le argine e quindi la presenza di ferro, un terreno ferretizzato ma in periodo caldo. Allora quest'uomo arriva a questo terreno. Allora bisogna dire che ancora molta della Calabria è giunta dal fondo del mare, non 850.000 anni fa. Ancora molta parte della Calabria doveva sollevarsi dal mare, tutte le cose, qua in molta parte delle nostre cose. Però lì c'era Monte Cunini, a Palizzi, e c'era, e questo è arrivato. Quindi stiamo dicendo più antico del trovamento. Cosa ha lasciato questo uomo? Innanzitutto i jumper. Quello è un chopper, il primo strumento che l'uomo ha creato, risale a 1.000.000 di anni fa il chopper, ma probabilmente fino a 800.000 anni fa ha utilizzato questo chopper, che veniva ottenuto da un sasso oblungo di forma ovale, veniva spaccato nel mezzo dove si creavano queste delle creste che servivano per rompere le ossa, a sfrangiare le tende, eccetera. Poi abbiamo provato tutto su servizi di strumentazione litica e tra questo delle punte pedunculate che su una selce speciale che ci ha un po' spaventati. Sì, abbiamo classificato,
il periodo paleolitico, però ci sono delle fasi culturali che noi non conoscevamo. E allora è detto che arriva il più grande paleontologo del momento, un'altra persona che voglio ricordare con grandissimo affetto, il professore Santo Dinè dell'Università di Genova, che è chiamato dalla soprintendenza, l'abbiamo detto di Reggio, oramai sommersa da un suo pantecasse, perché Gigi e Luigi Saccari e io l'abbiamo trovato in 30 anni, circa 3.600 siti che vanno dal paleolitico all'età del ferro. Quindi al museo hanno delle sale come queste, piene di casse di materiale. Abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo trovato in poche parole, classificando, datando, facendo una scheda. E lui ci ha detto praticamente che questo materiale veniva da Algeria e dall'Algeria. Quindi il primo uomo che si è insediato in Calabria veniva dall'Algeria e precisamente da Algeria. Ecco. Ora, e questo è per 300-350 mila anni fa, fino a 120 mila anni fa, un po' tutta l'Europa aveva questa forma di strumento, una amigdala, la forma di mandorla, praticamente sempre un sasso oblungo che veniva sfaccettato e con questo ci serviva la ascia e da coltello. Quindi si chiama amigdala questo strumento che vedete. Noi non abbiamo questo strumento qui nella nostra area, ma abbiamo trovato tanti resti di questi strumenti spezzati, eccoli qua, altri ancora, praticamente sono delle libere droghe che si chiamano Asherovalua, e anche questa guarda caso provengono dallo stile del deserto del nord dell'Africa. Quindi 350 e 120 anni fa altre popolazioni africane sono sopraggiunte sulla collina di Guinea perché probabilmente ancora c'erano le condizioni di ospitabilità, importando per la seconda e per la terza volta altro materiale africano, e sempre da lì, sempre dalle coste del Nord Africa. Poi al numero 2 c'è questa punta che abbiamo trovato a Palizzi, Palizzi Marina, che poi in Sacca insieme al professore Giuseppe Guardiano dell'Università di Siena hanno ritrovato questa stessa punta dislocata un po' su tutto il territorio. Questa qui è coeva, questa punta è di 30-35 mila anni fa ed è coeva della mandibola del bambino di Neanderthal che hanno trovato mentre facevano lo scavo per l'autostrada nello svincolo, precisamente per la legge per il porto. Questa mandibola noi non la conserviamo, la conserva il Museo Pigorini di Roma, però sappiamo per sicurezza che a Palizzi e a Reggio Calabria in contemporanea c'era una popolazione di Neanderthal di 30-35 mila anni fa. Questo non esclude che in altri luoghi non ci siano e che non nessuno li ha mai cercati, di portare. Non è facile conoscere questi strumenti e sapere se questi sono dei manufatti o delle schegge usate da fuoco o da altri fenomeni. Ci vuole una grande conoscenza e tutta la fortuna di trovarli, perché non è facile. E poi la conoscenza, che non è facile, bisogna capire se è quello che si tratta di un distacco naturale oppure è stato operato dall'uomo. Bisogna guardare con la lente di ingrandimento a volte. E se per volte io trovo tutti questi colpetti e la punta legata, allora questa è manufatto. Se invece questa non presenta quei mille ritocchi, allora è una scheda naturale, però ci vuole occhio e molta attenzione. Allora facciamo adesso un breve assunto del sito paleolitico. Allora, paleolitico inferiore 800.000 fino a 120.000 anni, proviamo qui l'uomo erectus e homo habilis, strumenti chopper, ascerò la valuta Algeria, discoide a faccette, unifacciali e bifacciali, raschiatoie lavorate sul margine. Paleolitico medio, da 120.000 fino a 35.000 anni, uomo di Neanderthal, strumenti, raschiatoie, burini, raschiatoie ottenute per lo più su schegge con i tocchi successivi, punte pedunculate, facce sedate in Algeria, classiche del nord del Sahara. Paleolitico superiore, da 35.000 fino a 12.000 anni, homo sapiens, sapiens, noi in poche parole, siamo noi questi. Strumenti vari con un negozio di tocchi sul bordo,
Mesolitico. Il Mesolitico è il periodo che precede il Neolitico. Ma sembra che qui la popolazione in quel momento si sia rarefatta. Abbiamo trovato un solo sito per adesso, ed è questo esempio di Monte Pulino. E allora, 12 grandi fino al Neolitico, continuità con il musteriano finale, con produzione di strumenti a scheggia rudimentare e microstrumenti. Praticamente scheggia rudimentare e microstrumenti, piccoli strumenti, piccoli archi, piccole schegge per tamizzare la carne, le pelli, eccetera, eccetera. Praticamente avevano perso le culture precedenti. Ecco qua, questo è il musteriano, tutti questi microstrumenti. E poi, sempre in dispersione sul territorio, troviamo un idolito e un pentagono. Anche tutti questi sono strumenti del paleolitico finale, del mesolitico, per intenderci. Questi stessi idoletti però li avevano già trovati sulle colline di Reggio Calabria, Mosolo, da quella parte, e già il museo non deve avere esposte. Tutto quello che avete visto, il museo non lo conosceva neppure fino adesso. E ora, la cosa che ci ha dato più soddisfazioni e ci ha consentito proprio di indagare meglio il territorio è stato quello del Neolitico arcaico, 5200 avanti Cristo. La datazione l'ha effettuata l'Università di Oxford, in seguito agli scavi che hanno fatto con l'Università di Cambridge, dai resti carboniosi di granaghi, legni, pezzi di osso, e quindi noi abbiamo una datazione a radiocarbonio precisissima. 5860 anni, cioè, e quando sorgono tutti questi villaggi del Neolitico, un po' in tutta la provincia di Reggio Calabria. Ed ecco cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un'ascia spezzata, un'ascia a mano, abbiamo trovato delle punte di avorio di varie ossa, seci, e finalmente per la prima volta troviamo l'ossidiana, che altro non è che il vulcanico proveniente dalle isole Libani. Ed ecco che l'ossidiana, che consente di ottenere dettagli perfetti, sottili, si usa ancora in sala operatoria, ma è già un caso l'ossidiana, per quanto il taglio possa essere perfetto, ma non solo per il momento, la donna, si crede la donna sia stata, inventa la cosa che ha di più rivoluzionato il mondo, l'agricoltura e la terra. Perché dico questo? Perché l'uomo andava a caccia, quindi era sempre assente. Le donne accudivano la capanna, accudivano i bambini e praticamente dovevano preoccuparsi di conservare quello che l'uomo cercava. E anche le donne effettuavano piccole ricerche. Le graminaggi da allora, il grano primordiale, non consentiva grande produzione, ma bisognava conservarlo. Allora ecco che loro ricavavano gli silos e ci mettevano questo grano dentro. Però, probabilmente a seguito delle piogge, questo grano è germinato e ha fruttificato. Allora ecco che la donna, la dea della casa, esponde il sistema, formula l'ipotesi che il grano si può coltivare. E le ceramiche probabilmente da un'impronta di piedi in una capanna, perché le capanne non erano rivestite di mattoniere, ma erano battute, dentro ci pioveva, a seguito della cottura scopre che quell'impronta cotta resisteva agli eventi, ed ecco come nasce la ceramica. Ed ecco le prime ceramiche del Neolitico di 5600 anni fa, innanzitutto nella parte alta troviamo sia delle ceramiche unguiali decorate con delle unghie a caso, sia le altre cosiddette cardiali decorate con l'ausilio di una conchiglia di cardino edule che praticamente dava delle sbavature. Ma poi a scendere troviamo tutta una ricchezza di decorazioni. Ce n'è una qui in mezzo, questa, che precede lo sentimento. Queste decorazioni sono fatte ottenute con cubi di graminaggio. E qui c'è l'impronta di un uomo di 5600 anni fa che mentre intonacava la sua capanna ha lasciato l'impronta. La capanna probabilmente ha preso fuoco, la ceramica si è indurita e tra l'intonacio della capanna rimane la sua impronta. Qui addirittura sono visibili le impronte digitali che risalgono all'uomo antico della Calabria.
al nostro neolitico della Calabria. Questo è stato definito il capolavoro del neolitico, anche questo proviene da Bova, dalle colline di Bova. Queste sono le esposte al Museo di Reggio Calabria e qui troviamo per la prima volta la parte sculturale di Stentinello, che praticamente ha preso il nome Stentinello perché Paolo Orsi l'ha trovata a Stentinello di Siracusa, ma con le nostre ricerche si è capito che veniva invece prodotta qui questa ceramica ed è esportata a Malta, in Sicilia, dove i nostri calabresi, i nostri concittadini, andavano a prendere l'ossidiana all'isola dei Liberi, la esportavano fino a Malta, portando con loro le loro preziosissime ceramiche. E se oggi si sa che l'ossidiana che i calabresi importavano nelle province di Reggio, col passamano e con le analisi che ha fatto Oxford, sono arrivate fino alla Jugoslavia e fino alla Spagna. Quindi già a quei tempi avevano il monopolio dell'ossidiana, che era la cosa più preziosa che si poteva conoscere, perché l'ossidiana consentiva, non avendo metalli, di tagliare il sottile, le vesti e tutto quello che c'è. E allora cosa troviamo qui? Innanzitutto troviamo questo grande frammento che già veniva cotto col metodo dell'ossido riduzione. In poche parole, nel forno venivano aggiunte delle sostanze organiche, il forno veniva chiuso durante la cottura e si sviluppava anidride carbonica, che veniva inglobata dall'argilla e l'argilla diventava nera. Cosa succedeva? Che una volta tolta dal forno, praticamente loro i forni devono averli ottenuti usando della pietra calcina. La pietra calcina arrivata a 1000 gradi si trasforma in calcio e loro scoprono che possono utilizzare la calce, come potete vedere, per inglobare quei segni, però che lo ottengono con uno stampino, con questo qua, oppure con delle matrici, e praticamente ci restituiscono una prima forma d'arte di grandissimo valore. Questo frammento è stato chiamato cielo stellato. Poi abbiamo quest'altro frammento ricchissimo di decorazioni, sono state fatte sia con matrice sia di luna mare, dove al centro ci sono due occhi e qualcuno dice la coscienza, quindi si pongono già un problema. Poi abbiamo una spiga stilizzata, una spiga di grano stilizzata, perché per loro il grano primordiale era il pane, non è cambiato nulla, fino a 50 anni fa le nostre popolazioni senza grano non sarebbero sopravvissute. Perché noi uno stile neolitico fino a poco anni, ed è inutile non ricordarlo o vergognarsi di questo fenomeno. Quindi abbiamo due cieli stellati, come potete vedere, e questa ricchezza di decorazione che noi troviamo ancora. Tutto questo è stato esposto al Museo di Reggio. Innanzitutto, questo frammento che voi vedete qua, noi l'abbiamo chiamato Y-Bova, che è stato ottenuto con l'ausilio di un piano. Noi abbiamo fatto le prove su crudo, la mimica sarebbe grande, quella di Gigi era abbastanza grande, quindi un bambino o una donna. E questa decorazione a Y perfetta l'abbiamo trovata secondo solo per Nuova Marina, quindi l'abbiamo chiamata Y-Bova, tutto il mondo adesso la riconosce come tale. Questo tipo di decorazione, cioè le cardiali, le umbriali e la Y-Bova, entrata ormai, fa parte del mondo dell'archeologia preistorica, questo tipo di decorazione. Mentre nella zona di Brancaleone, presso la parte di Capo Spartiletto, c'è sempre lo stile Stentinello, però non usano la calce, lì hanno a disposizione le argille colorate e usano le terre colorate per decorare i rombi. Come potete vedere, ci sono ancora le tracce di queste, c'è l'ocra, e poi usano altri tipi di ceramiche che loro depurano nell'aria, mentre qui sono sempre molto grezze. E anche qui troviamo un tipo di lingueare, anche se piccolo. Ecco, queste vengono, zona di Brancaleone, filmata, diciamo, Spartimento, zona di Brancaleone. Ecco, ancora Y-Bova con due mammelle. Eccolo qua. Ancora Y-Bova. Questo invece
intreccio che è stato ottenuto da una matrice, c'è un lavoro di intreccio praticamente, la ceramica veniva stivata in questa matrice, pressata intorno al corpo e dava questi disegni. Quindi erano estremamente intelligenti. Già qui si nota un tipo di cottura che si chiama vampata di colore, che non era facile ottenere, non è facile ancora oggi con i mezzi. Cosa volevo dire? La ceramica ancora cotta, veniva cotta dal forno, messa sotto l'acqua e quindi di nuovo messa nel forno. Questo shock termico o faceva disintegrare la terra cotta o gli conferiva delle vampate di calore. Diciamo che questa tecnica inizia in questo periodo e prosegue nella terra ferro. E non è facile, non è facile ottenerla, eccola qua. E ecco le vampate che non è venuta. Io vi lascio anche con questo sottofondo musicale. Qui siamo nel cuore veramente della preistoria. Siamo a Sabine, in un contesto di preistoria. Notate voi, io vi lo dico e qui lo dico. Per me queste sono opere umane. Però nessuno potrà mai dirmi se lo sono o non lo sono. Ci sono tre porte, notate. Torno un po' indietro. Volto, volto, volto. Qui, tutto in giro, c'è un contesto della preistoria a metà grosso. Ecco dove noi troviamo la preistoria. La troviamo vicino alle grandi formazioni rocciose. Al riparo delle foglie grandi formazioni rocciose, qui siamo tra Merito, Saline e Pentidattilo. Anche perché dovete pensare che a quel tempo la Calabria, fino all'epoca dei Romani, non è stata, era un'immensa foresta. Nelle foreste ci si perdeva a camminare, bisognava avere dei punti di riferimento. Allora ecco che il tutore delle rocce che emergevano dalla vegetazione diventava il loro nord della bussola. E loro praticamente si orientavano attraverso questi puntoni. Ed ecco, quando, che dopo che abbiamo capito questo, abbiamo trovato la maggior parte dei reperti, la maggior parte dei siti archeologici, perché abbiamo seguito i puntoni e dai puntoni poi ci siamo regolati dove potevano esserci le caratteristiche, facendo quasi uno studio. Grazie. E quindi abbiamo capito veramente come cercare, come trovare, e c'è cultura. E là ci siamo riusciti. Poi bisogna dire che non ci si accade come la malazza della vera capra. Ora è una capretta, insomma. Ecco, qui siamo all'Occa di Prastara, credo la formazione geologica più bella assoluta della provincia di Reggio, dove siamo stati anche di recente con un grandissimo amico, dove ci sono, tra l'altro c'è il ricovero di un grandissimo santo del passato, dove rimane la cucina, il cenobio di questo santo, che dal punto di vista poi sia paesaggistico sia geologico che archeologico è uno dei luoghi più preziosi che abbiamo nella provincia di Reggio e che nessuno conosce e vuole conoscere. Vi invito tutti, venite a vedere, resterete a bocca aperta. Sei invitato. Qui siamo invece a San Luca, siamo nel contesto delle grandi pietre, pietra cappa, pietra lunga, pietra di ferro, e su questi pianori abbiamo trovato anche lì una serie di villaggi. Pietra cappa l'avete vista. Questa è la vallata di Boba, perché a volte ubicavano i loro villaggi, in presenza di grandi corsi d'acqua. Ecco, cosa si sapeva però della preistoria calabrese? La presenza delle asce, queste asce di pietra perfettamente levigate, che a secondo i paesi si chiamano o pugna di lampo o pugna di trono, perché non pensavano potessero essere costruite dall'uomo. Pensavano a strumenti divini o creati dal lampo, e quindi quando trovavano questi strumenti i pastori, gli agricoltori li gettavano per lontano possibile affinché il lampo tornasse a colpire quella zona. Ne avevano un terrore assoluto.
E purtroppo poi qualcuno di poco superiore, un ex maresciallo della Guardia di Finanza, che aveva visto nel museo queste cose, ha fatto un'incetta in tutta la zona. Ogni tanto si caricava questi zaini con un zaino pieno e tutte le nostre asce del Neolitico sono state vendute nei mercati europei e internazionali. La conserva che le abbiano tantissime. Vabbè. Ecco le asce che sono presso il museo di Reggio, ce ne non ne abbiamo trovate qualcuna. Ed ecco adesso una novità assoluta che abbiamo presentato da poco. Qui c'è un neolitico che non si conosceva, se prima lo smentimento si conosceva, questo è totalmente nuovo. Noi abbiamo trovato queste forme di neolitico sia a Popa, ma questo viene da Monte San Giovanni. È un neolitico particolarissimo, anche questo usa l'ossido riduzione e usa le pompate di calore, ma quello che conta che ripropone la nervatura delle foglie, come potete constatare, col sistema quasi degli aborigeni australiani. E qui ci sono foglie di palma e qui tutta la nervatura con una foglia oblunga del tipo oleandro. È una Tagus che nessuno conosceva fino adesso, ne abbiamo dato notizia anni fa, non siamo più riusciti a sapere chi li ha trovati, perché a noi è pervenuto da poco, perché questo signore crede che poi gli sarà espropriato il terreno. Abbiamo dato tutte le garanzie che il museo non espropria i terreni per un ritrovamento del neolitico, ma lui non si è affidato, solo la foto. Ho chiesto anche al mio carissimo amico, il professore Verducci, di interessarsi perché è nel suo territorio. E chissà che un giorno non riusciremo a trovare il seguito di questa fase sculturale e potremmo chiamarla volta San Giovanni, ad esempio, no? Sarebbe veramente importante. Daremo il nome di una città importante del passato a una nuova fase sculturale. Ora, il neolitico che da noi continua fino ad arrivare al neolitico medio, dove le ceramiche cambiano, come potete vedere, e ritroviamo delle ceramiche ormai decorate, delle ceramiche con l'uso di colori. E hanno inventato i colori 4.000 anni fa, 4.000 anni fa, hanno inventato i colori e hanno ottenuto un grigio quasi azzurro. Premetto che l'azzurro è stato scoperto poi nel Medioevo, ma noi abbiamo una parvenza di azzurro, un rosso cupo, un crazy, un nero, un giallo. Ecco, loro decoravano le loro ceramiche che commercializzavano sia in Sicilia sia nella Calabria del Nord, o probabilmente sia i siciliani che i calabresi del Nord avevano acquisito anche loro questo tipo di cultura. Allora, dalle antiche finali alla fame, dallo stile di Chiara alla produzione di oggetti di ceramica che imitano gli oggetti di metallo. E allora, premetto che improvvisamente, alla fine del Neolitico, la Turchia, la Grecia, la Calabria, la Puglia e la Sicilia hanno una sola forma ceramica, questa che vedete, con questo tipo di ansa a rocchetto. C'è una prima unità culturale di questi popoli. E praticamente sono stati chiamati attraverso la forma del rocchetto o di Anna o passati a Bella Vista, perché sono state trovate ma state a Bella Vista sempre in Sicilia. Comunque un po' tutto in questo contesto sono chiamati di Diana. E allora alla fine del politico inizia metà dell'Italia, non per noi inizia per la Grecia, però i greci si muovono, scoprono che in campagna in Sardegna c'è rame. Si fermano, vado a noi perché fanno delle tappe quasi obbligate di 50 km al giorno. I nostri concittadini, i nostri coevi di quell'epoca, che ancora producono le ceramiche dello stile precedente, scoprono questi vasi metallici. Normalmente i metallici li riproducono. Li riproducono di terracotta con lo stesso disegno, questa attaccatura l'attaccatura sul bordo, si vede molto poco qua, ma ve la faccio vedere meglio qua. Ecco qua, vedete queste attaccature? Ripropongono praticamente i disegni dei vasi metallici che venivano da Leggero. E tutte queste forme qua, ancora
sussistono delle forme di lavorazioni con l'uso della calce che viene trovata in queste cunette. E qui troviamo addirittura poi una perlina di una collana e un pedaggio spezzato a due, quindi probabilmente questo progressivamente è andato fuori. Potrebbe essere venuto fuori da una tomba. Noi l'abbiamo trovato in descrizione. Ed ecco le ceramiche cosiddette Grotta della Madonna di Pianoponte, in poche parole, sono le ceramiche sepolute in Calabria ad imitazione di quelle del Rana del Cielo. Quindi c'è una produzione che adesso è potuta da Calabria. Ma questa ora è una cosa molto importante. Quando un archeologo classico trova un frammento che precede la cultura greca, quello di Micene, passante di gioia e sembriaca, noi abbiamo trovato la parte sommitale, questo pezzo poi ha detto, sempre qui su Bova, che precede il periodo di Micene, il premio noico del 1900 a.C., l'abbiamo trovato sempre insieme a Luigi Sacca, e come fa il Papa quando lo prende in altre terre, noi abbiamo baciato la terra, ci siamo abbracciati. La scoperta straordinaria conferma che siamo greci 2000 anni prima della loro venuta, che avevamo dei rapporti fittissimi, e se noi abbiamo avuto questo siamo stati preminoici, poi sappiamo che siamo stati anche minoici, perché noi invece li abbiamo trovato nella zona di Polo, ma aver trovato questo frammento ci ha veramente riempito di gioia. Questo vale tanto quanto aver scoperto il diritto della faccia sculturale di cui vi ho fatto vedere prima. È importanza e sconvolge un po' tutta la storiografia. Ecco perché molti storici non ci vogliono particolarmente fede, perché un po' ti abbiamo sciupato quello che loro avevano scritto, supponendo, davanti alle aperte archeologiche. Io non posso nasconderlo. Questo testimonio, questa è la vera testimonianza. E quindi lo storico che prende da documenti va bene, ma lo storico che copia a tavolino ancora peggio. E qui nella zona del Bocco, fuori, nel passato, gli arbitri locali, se il medico scriveva una cosa, il prete doveva scriverne un'altra, si inventava un tavolino. Poi è arrivato lo zio di Franco, che ha scritto una prima cosa sulla preistoria, perché non ne siamo. Che poi siamo andati a Firenze addirittura a trovare questo libro che non c'era più, siamo andati alla biblioteca dottor Firenze, siamo andati e abbiamo trovato questo libro e l'abbiamo ripubblicato, l'abbiamo presentato in Poppa Magna, perché il primo che si occupa di preistoria è una certa cognizione. Quindi abbiamo avuto e come gli fusti che non devono essere dimenticati, che hanno dato il loro validissimo contributo alla conoscenza delle cose importanti di questa terra. Appunto voglio ricordare questo consiglio. Allora, poi veloce il progettico va nei fatti sculturali del 1900-1600, la Calabria si arricchisce di nuove fatti sculturali e il professore Tenerio profondissima ti trovo queste cose, mi disse. E poi il professore Pacciarelli si interessa al nostro re, il professore Pacciarelli è un grosso professore del periodo protostorico. Sconvolto, ha scritto due o tre libri, insomma, dobbiamo ancora continuare, perché ci sono tante facce sculturali ancora da studiare. Io mi sono fermato, non ho più voluto indagare nella profondità, anche perché il mio compito era far riemergere dal passato tutto questo materiale e consegnarlo poi agli specialisti. Cosa che è andato abbastanza bene, fino a che qualcuno che quando è arrivato qui non riconosceva un tarocco da un carciofo, che era piccolo ricercatore in una piccola università, e quando gli abbiamo consegnato tutti questi immensi tesori ha fatto la grande carriera, è arrivato all'università, l'università più prestigiosa, si pubblica il libro, prende interi capitoli nostri di quello che abbiamo pubblicato, si prende tutto il merito, viene qui, fa un convegno, non dice una parola. Luigi Sacca è stato a scoprire questa cosa, no, non lo dice mai. È chiaro che questo professore a livello accademico non farà grande vita, perché io mi preoccuperò di tutelare Luigi Sacca, anche perché lo scopo della vita di Luigi Sacca che io tengo è la verità di Bruno Casile, perché Bruno Casile è stato quello che per primo a Poco Superiore ha trovato
il Neolitico, ed è stato quello che ha trovato San Salvatore, eccetera, 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 eccetera. E il composto, però l'estate davanti a Dio e davanti agli uomini, tacere tutto ciò. Quindi per rispetto del lavoro di Luigi Saccai, io devo ricordare che tutto questo che vedete è stato scoperto da Luigi Saccai e non da altri che si sono praticamente presi bene che non hanno. Vado velocissimo perché abbiamo occupato un insediamento maltese a Medica Pova, Borgi d'Adorno, e qui il discorso si farebbe lungo. La prima unità culturale d'Italia, in tutta Italia, emerge questo tipo di decorazioni e quest'altra decorazione, cosiddetta appenninica, nel 1600-1500 a.C., dalla Sicilia all'estrema punta propagita dell'Italia, c'è un'unità culturale con queste ceramiche cosiddette appenniniche. Questa è la ceramica di Malta di Borgi in Adorno del 1400, questa è ancora la ceramica di Malta di Borgi in Adorno del 1400. Poi arriviamo noi con le vasche di Lumaca, gli Ausoni, coloro che hanno dato il nome all'Italia, i figli del re Italo, gli adoratori del vitello. Avete visto questa ansa è a forma di toro, di vitello, ed è di prima la Lumaca. Allora qui bisogna alzarsi e ricordare il nostro progenitore, il re Italo, il re più grande di tutti i tempi probabilmente, quello che scacciava di fatto i pastori che distruggevano dalla Calabria, nella Calabria, la produzione di grano che mandava a Sicilia, quello che ha fermato le invasioni barbariche nei confronti nostri, ha creato le prime banche alimentari, le cosiddette sessenze, per cui se io producevo più grano, conferivo l'eccesso nei grandi spazi che poi ritroviamo nell'Egeo, che tutti i re dell'Egeo l'hanno copiato, e mi prendevo il formaggio e la carne essiccata che non avevo. Ecco qua, ha creato le prime leggi, è stato il primo legislatore del passato. Soprattutto è quello dentro, colui che dà il nome all'Italia. Chi sono gli italiani? Chi sono gli italiani? I figli del libro, tutti voi, tutti voi, tutti voi siete gli italiani, gli altri sono tutti stranieri, gli altri sono tutti stranieri. Noi siamo gli italiani, i figli del libro, tutti gli altri sono stranieri. Se vogliamo capirla, prendiamo a farla nostra questa cosa. Gli Ausoni, in poche parole, chi erano gli Ausoni? Erano i nostri nonni. Dunque, nell'età del ferro succede una cosa. Di nuovo la Sicilia comincia a rompere le scatole. Vengono a scorrere i bagni. Siamo costretti ad abbandonare le campagne e creare le prime polis. Le prime polis fortificate, nelle prime polis fortificate si formano le prime società gentilizie, i commercianti, i proprietari terrieni che hanno gli schiavi e si creano i primi re come noi li conosciamo. Sparisce da questa zona ogni forma di mutazione e tutti si rifugiano verso l'Ogergenace, verso Reggio, verso la Piana, perché qui le funzioni erano quotidiane. E quindi questo terreno, quindi no, la zona si spopola nella terra. Troviamo qualche cosina, ma proprio i villaggi che noi abbiamo trovato nel periodo dal Neolitico all'età del bronzo, tantissimi villaggi, non c'è più niente, si svuota completamente l'area della zona qui. E si formano le prime città, le prime polis. Ed ecco che arrivano i greci con le polis formate nell'VIII secolo e si appoggiano a queste polis. Eccetera. Questa è la ferro, pochissimi elementi abbiamo trovato nella situazione. Arrivano i greci, questa è San Lorenzo per intenderci. Ma è rimasta qualcosa dell'antico passato? Sì. La continuità culturale del Neolitico. Decorazione secondaria delle capre. Se voi vi ricordate le decorazioni che avete visto tra le ceramiche e andate ad osservare il cordone delle capre e dei pastori, c'è la stessa.
testa è identica, sintassi identica, c'è una continuità culturale che non si è mai sopita. E anche su testa di uso comune, sulla costruzione di oggetto con forma e decorazione risalente al neolitico. E andiamo a vedere il vasolo. Un cupparo. Questo è il vaso del neolitico. Ecco sì, ecco qua, ho occupato questo qui, l'hanno scritto ancora davanti a me a Said, ma anche a San Luca, ad Africo, a Prati, a Roccaforte, cosa. Praticamente ha la forma della ciotola del neolitico con le decorazioni del neolitico o della bronzo antico, una continuità, non scimma fora. Noi siamo usciti, i nostri progenitori, i nostri zii, i nostri prozii, ancora erano immersi totalmente nella cultura del neolitico. Guardate, ricordate le forme dei vasi di prima? E cucciate, io lo vedo con un po' di colore, ma se voi guardate attentamente, c'è la stessa sintassi del neolitico, perfettamente, sul bordo del cucchiaio. Guardate. Guardate i rombi nella parte bassa e tutte le altre decorazioni del neolitico, che era dal bronzo antico. Ecco qua i cucchiai, eccetera. E la macina, con questa sale, quando si ammazzava il maiale, ecco qua, questa è la mia mano. E la macina del neolitico, la stessa pietra, arenaria grossolana sotto, questa pietra granitica sopra, col forellino, lo si metteva dentro il grano per macinare. Quindi 10.000 anni di continuità assoluta. Questa è la notizia più vera. Ora, detto questo, volevo fare un'altra piccola cosa, se non mi annoiate, ma solo 5 minuti, per quanto riguarda la presenza degli armeni. Visto che è successa una cosa, prima nessuno sapeva di questi armeni, ora abbiamo scoperto questa grande miniera degli armeni. I soliti detrattori hanno iniziato con a dire che vediamo armeni dappertutto. Non è così. Anche quando abbiamo iniziato con le ultime col paleolitico, i soldi storici classici, ci prendevano per visionari. Oggi modestamente siamo additati nel mondo intero, quantomeno nel mondo accademico, come quei due pazzi che hanno cambiato le sorti della preistoria del Mediterraneo. Da far sparire completamente altre situazioni molto che erano considerate le più importanti, la Mesopotamia addirittura, e seconda alla preistoria della provincia del Mediterraneo. Scusate se posso. Come faccio a passare alla seconda cosa? Dove è? Mi costa. Francesco riesce a fare questo. Sì. Ancora. Come si fa? Qua? Se voglio far vedere una cosa veloce, sarò velocissimo. Io vi dico brevemente sui armeni. Dunque, arrivati a seguito del secolo Foca, il nonno, nel nuovo secolo Cristo, sono arrivati perché noi nel frattempo eravamo andati dai Tatari, appartenendo al mondo cristiano bizantino. Loro venivano attaccati, gli armeni venivano attaccati spesso da quelle popolazioni che avevano, ad esempio, gli adoratori di Abraxis, ad esempio, no? Di altre religioni che un po' come l'Islam erano totalitariste. E poi bisogna dire una cosa, che gli armeni hanno accettato per primi il cristianesimo, già nel secondo secolo dopo Cristo, il cristianesimo era diventato religione di Stato. E perché cosa è successo? Che poi con l'avanzata dell'Islam erano diventati i nemici capitali dell'Islam. E sono stati combattuti fin da quel momento. Quindi i genocidi nei confronti degli armeni sono iniziati proprio in quel periodo, con la cristianizzazione. Sono stati martirizzati da quel momento in poi e costantemente. Però hanno dimostrato una grandezza assoluta, essere riusciti a sopravvivere ed arrivare qui a noi con un esercito elitario, perché bisogna dire una cosa, che magari i principi e gli imperatori potevano essere greci,
però sapessero le regine, erano per me, e non solo per la loro avvenienza, ma perché l'Armenia aveva un esercito elitario, un esercito di prima linea, composto da bellissimi giovani, ai tanti, che attaccavano, praticamente ben addestrati, ben allenati. Lo stesso ce l'aveva la Bulgaria, per dire, anche perché noi siamo stati liberati dai Bulgari, qui nella provincia del Croazia, si deve anche ricordare questo, nel troppo complesso. Sento di allargare adesso se mi riesce qua F5 diceva. Però mi ha fatto male di più. Dunque, la storia, Michela Mari, alla pista, collega tutto con Cala Armenin, Rocca degli Armeni, in Sicilia, ricordando che il Bin all'Aprile nell'861 occupò dalla Castello, poi nel 1935 a Bua, eccetera, eccetera. Ma facciamo la breve. In Sicilia non esiste una sola Rocca degli Armeni, esiste Abruzzano. Non esiste una pietra qua, esiste una pietra caspa, a tanti chilometri, a tanti miglia dalla Rocca degli Armeni. E poi, Bruzzano, che cosa vuol dire? Proprio detto, ma detto una linguista armena, Bruzzanan, luogo dei profumi, il perfetto armeno parlato d'oggi. Bruzzano vuol dire città dove ci sono i profumi, città profumata, luogo dei profumi. Lo sapevo bene, no? Ecco. L'area degli Armeni, vado per loro, va da Bova, se vogliamo, da Bova, fino a Casignana. Adesso vi spiegherò il perché. Tagliando avanti perché sennò mi stancate. Allora, Bruzzano, il contributo prezioso, quello che dicevo, l'italiano che asserisce, per me è tutto è stato lampante, la parola bur, uir, in armeno profumo, e sanna. Dei pronomi, questo è quello anche se nasi usa principalmente per le persone. Il prodotto che almeno diventa un posto pieno di profumo. Ok, sciarate. Dal paese Bruzzano provengo anche con i nomi Borsomati, Bunzumati, altri vocaboli toccano il nome si e nomi armeni, eccetera, eccetera. Questa è la chiesa di Brancaleone con l'albero della vita. Ecco il famoso albero della vita. Questa chiesa è armena. E questa chiesa ormai ricordiamo ogni anno il triste evento del genocidio degli armeni, insieme al dottore De Angelis accompagniamo ogni anno ormai decine di persone e facciamo da guida e lui come storico ti spiega un po' tutta la storia e un po' parlo dell'archeologia e ringrazio il dottore De Angelis, grande storico scrittore, dottore De Angelis, di essere qui in mezzo a noi. Ecco in particolare del pirata, eccola qua, questa è la chiesa rupestre di Brancaleone con l'albero della vita, guardate che bellezza, è un esempio ormai rimasto, perché sembra che non ce ne siano più, li trovate descritti sui libri di storia riguardo alla storia dell'Armenia, ma questo ormai, neanche siamo andati ad esempio ovviamente anche a Matera, la vera città armena, non hanno più l'albero della vita, l'hanno cancellato quei simboli, questo è l'unico esempio, però c'è un problema, sta cedendo. E dobbiamo fare di tutto perché venga immediatamente fatto qualcosa prima di perdere questa cosa che è di importanza mondiale. Rocca degli Armeni, toponimo antico di Bruzzano, la croce aspide con pavone, croce aspide, pavone stilizzato, tre croci sono montate. Tutto questo vuol dire io sono armeno, io sono armeno. Ora, quegli storici che non hanno voluto credere che si sono fatti quattro risate, diciamo, andate a rivederti la cultura profonda degli armeni e vi diamo la possibilità di leggere quello che voi vedete. Noi non vogliamo essere i presuntuosi che sanno, prima di arrivare qua, ci abbiamo sudato 70.000 camicie, prima di arrivare qua, adesso vi dico questo. Ora, se qualcuno dice che vediamo armeni dappertutto, noi non li vediamo dappertutto, li abbiamo visti da Bova. Ma per motivi seri e reali, innanzitutto la costruzione delle grotte, loro abitavano nelle grotte. La chiesa è un Cristo con l'albero della vita, questo Brancaleone, Bruzzano, andiamo avanti, altre caverne di Brancaleone,
il castello di Bruzzano Roccarmelia, Ferruzzano, Ferruzzano ancora. Allora, nascita degli Armeni, Topoli, discesa dell'Armeno, Bova, Rocca degli Armeni, Bruzzano, Varta, la Vartape, cognome armeno che indica il monaco anziano, Casignano, cognome armeno, Armeno e tutta la provincia, Carasì, che vuol dire vaso binario, cognome diffuso, Brancaleone e Staglini. Micole, da Miconia, cognome Bianco e Casignano. C'erano altre cose e c'era, vabbè, tagliamo qui, allora vedrò ancora. C'è poi del vocabolo che abbiamo ritrovato. Innanzitutto un altro toponimo importante a Casignana, Farmeni. Ora a Casignana, essendo vecchiacisti di vecchia data, non hanno più le lettere, non hanno la cura, per cui davanti alla devono mettere una forma di ca, tuttora parlano così, no? Anche Casignana è Casignana, se vogliamo. Quindi quando il cartografo è arrivato, dice, come si chiama quell'area? Un Casignano lo ha detto, il Casignano si chiama Carmeni. Sapendo che era ca, vuol dire anche il cartografo, piano tese, ha scritto Farmeni. Però a Farmeni, Armeni, abbiamo trovato collegato Arta, Artabella. Ecco come si arriva. Ancora a Casignana ci sono altre due parole armene, trovate solo là. E poi troviamo un termine che è un po' in dato in disuso, che è un po' impegna tutta la nostra provincia, funziona da dove un po'. Pagianaru. Pagianara, pagianara, pagiana. Pagian, oro, uno, lucente, brillante. Haru, uomo. Uomo, lucente. Utor Baggiano, Utor Bello, Avacca Baggiano, Avacca Bello, Agabra Baggiano, ecco qua. Siete armeni anche e non lo sapete. Con questo ho finito, grazie. Francesco, lo sono davanti. Ah, che c'è un impresto, signore. Ci attende un impresto. Allora noi veramente, io è chiaro, se qualcuno vuole fare qualche domanda a Sebastiano, che è liberissimo di farlo. Perché veramente ho visto, vi ho visti, che pure io sono stato catturato, veramente l'attenzione, una, credo un convegno veramente interessantissimo. Credo che il professore Verducci voglia fare una domanda. Ti vuoi avvicinare, Stelio, così? Scrittore, professore storico. Grande storico, Stelio, che c'ha pure lui una parte della sua presenza, un po' di tempo fa, la presentazione di uno dei suoi tanti libri, prego. E io ringrazio Sebastiano perché ci ha fornito insieme a Luigi Santà una quantità di mole di lavoro e di dati sicuramente notevoli. Occorre sottolineare, come già è stato sottolineato, lo sforzo di Sebastiano nel condurre queste ricerche in mano a quando ha iniziato, cioè nell'80, perché non aveva con che cosa confrontarsi oltretutto. È stato l'unico che è riuscito in questo contesto perché non aveva il rapportarsi e potersi confrontare, quindi lo sforzo è stato anche questo. Il mio intervento per te in merito al fatto che mi ha citato su quel Roberto Neolitico da Monte San Giovanni. Io mi sono occupato di questo Roberto Sebastiano. Ovviamente, come dici tu, il discorso di dove è stato rinvenuto non è facile, perché si teme proprio l'esproprio. O comunque io presuppongo che si tratti già di un'area ben edificata. Io ti posso dire questo, ci siamo occupati con la dottoressa Vincenza Prioli in questi anni di poter lavorare anche su questa parte di storia del nostro territorio. A mio avviso, a nostro avviso, andrebbero indagate le aree sommitali di alcune aste fluviali. Le aree sommitali, e mi riferisco principalmente alla Fumaro di Rego, i piatti di Motta, io ti do questa traccia. Qualcuno, qui non posso dire di più perché tu sai un po' la situazione valente, qualcuno ci ha segnalato la presenza di elementi tra virgolette strani che andrebbero visualizzati e contestualizzati. Ho avuto modo di vedere qualcosa, qualche foto anche descritto un po', è chiaro la persona è competente.
mi dà un po' l'impressione di elementi votivi, forse la divinità delle acque, però io non sono uno storico che si è mai occupato di preistoria. Sicuramente tu ci potresti dare una mano in questo ambito. Possiamo avere almeno un'immagine, una foto? Farò di tutto per poter fare una foto, poi sì. Lavorare. O a casa anche con Luigi, veramente, perché se andare in giro senza di lui non ha, anche perché ci completava più la ricerca. Ti posso fare vedere anche qualche piccolo frammentino, sì, che mi hanno lasciato, che con grande onestà l'ho lasciato sul tavolo dello studio lì da me in attesa di prenderlo, però conoscendo. Ci vedremo sicuramente, perché voglio capire qualcosa. Perché è un frammento che ingloba nella sua pasta elementi molto personali. Però lo devi vedere tu, io così, da una mia sommaria inesperienza, Sebastiano, e da quello che ho appreso un po' con te in tutti questi anni che ci conosciamo, ha un impasto molto particolare. Però viene da un'area sommitale di Monte San Giovanni, di un, su una. Con professore siamo conosciuti perché altre due amiche comuni hanno fatto il dottorato di ricerca sulle mie ricerche. Quindi ecco, ci siamo conosciuti, abbiamo avuto una collaborazione, una specializzazione di un anno, quasi. E loro hanno fatto proprio il dottorato di ricerca sulle nostre, sulle ricerche di medio. Quindi voglio dire, io vi ringrazio un po' perché sia tu sia il GSAK con i vostri giri sul nostro territorio ci state facendo conoscere una parte nuova di storia e forse consentirlo un nuovo territorio, sì, ancora sconosciuto anche a noi. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Sì, sì. Io credo che l'opera di Sebastiano, e io mi scuso se all'inizio non ho citato la preziosissima opera, l'altrettanto preziosa opera di Luigi, è fondamentale. Allora, è un'opera fondamentale perché faccia anche crescere in qualche misura anche il nostro orgoglio. Cioè, noi spesso parliamo dell'orgoglio, appunto, come dicevo, Magno Greco, periodo quasi disegnato, abbiamo avuto fasi importanti, diciamo, addirittura io ho parlato di frequentazioni di Micenee, Minoica, addirittura una fase pre-Minoica, perché Minoica siamo intorno al 1600, se non sbaglio, questo 1900, quindi addirittura noi praticamente la presenza in questo territorio che nasce nella notte dei tempi, quindi l'opera di questi studiosi è veramente fondamentale anche per far crescere, come dire, il nostro orgoglio, e vi ringraziamo per questo. Grazie.